A giugno 2022 ha preso il via l'attività di 3 tavoli tecnici provinciali dedicati al tema della sicurezza sul lavoro, un'opera comune che ha coinvolto sindacati, aziende e istituzioni sotto la guida della Prefettura. In Camera di Commercio un convegno per fare il punto della situazione. Sono grato a tutti i componenti perché ci consentono oggi di portare ad un tavolo condiviso le risultanze del lavoro svolto, in modo che insieme si possa affrontare questa piaga della nostra società che dobbiamo in qualche modo riuscire a neutralizzare. Vogliamo provare a spingere un cambiamento culturale sulla sicurezza che può essere d'aiuto. L'obiettivo vero è quello di arrivare nei luoghi dove non arriva la formazione o l'informazione o ci arriva in maniera insufficiente. Nell'incontro sono stati diffusi i dati degli infortuni sul lavoro in provincia di Varese dal 2017 al 2021. 31 gli incidenti mortali nel quinquennio, con una tendenza complessiva in calo. Sebbene i dati siano in diminuzione, per fortuna, la cosa agghiacciante è che in Italia muoiono 3 persone al giorno per incidenti sul lavoro ed è un dato incredibilmente brutto, insomma. Quindi noi con la Prefettura facciamo un lavoro incredibile, con le organizzazioni sindacali, parlando di prevenzione, parlando di informazione e di formazione anche dei lavoratori, non solo degli imprenditori. Quindi spazio alla presentazione di alcune esperienze virtuose promosse nelle aziende del Varesotto. Abbiamo introdotto una procedura di controllo operativo sulle attrezzature di sollevamento, quindi il controllo trimestrale delle fasce e delle catene che vengono utilizzate. Abbiamo definito una leggenda colori per dare la possibilità agli operatori che utilizzano queste attrezzature di essere consapevoli di quando siano state sottoposte queste attrezzature al controllo, in modo tale che da questo codice colore si possano rendere conto se l'attrezzatura sia sfuggita a uno dei controlli precedenti, in modo tale da essere consapevoli del fatto di non utilizzarla perché potrebbe essere potenzialmente pericolosa.